Buonasera gente, noi siamo conciati, preparando la pizza per una sera, ciao! Allora, a me, io non sarò inquadrata in questo momento. Sono inquadrato io e il sindaco che sta arrivando alle spalle. Lego, lascia stare. Cominciano, Lego! Questo sente rumori e vede cose strane e pensa che sia roba sua, invece no. Allora, oggi facciamo la pizza, eccola la pizzettaro, perfetto, guarda che bella ripresa. Manco, però Lego non deve, ma io non ho parole, veramente, Lego. Preparate la pizza con Lego, dai Lego. Vai, fedi ball, dai. Lego. Dai, ci abbasci, su. Mamma, strada che non arriva presidente. Una casa di pazzi è questa. È proprio una casa di carta. Ragazzi, scusate, siamo in disabie, come potete notare. No, siamo in tenuta da casa. Sì, disabie è uguale, amore. Sì. È uguale. Ugualos. Che ne dicevo ugualos? No. Lo diceva qualcuno però ugualos. Allora, la pizza l'abbiamo fatta noi. Qualcuno mi ha chiesto la ricetta, ce la ricordiamo? Marco, stai già mangiando, no. Stai? No, perché mi saltano via i pezzi. No, no. Allora, qualcuno ci ha chiesto la ricetta. Per questa pizza qui, io la faccio con la macchina del pane. Allora, cosa ci serve? 700 grammi di farina. Che noi usiamo due tipi di farina, sia la 00... che quella per pane, che per il pane, in modo che hanno due. Faccio metà e metà, faccio. Esatto. Poi Marco, 70 grammi di olio di oliva. Extravergine di oliva. Quello buono, diciamo. Sì. Poi un lievito di birra. 20, che da 25 grammi. Sciolto in 350 ml di acqua tiepida. Okay. Poi una bustina di lievito della pizza, tanto per no, noi, del pane. Sì, noi abbiamo il lievito del pane nella, secco. Nel sacchetto della farina del pane c'è anche la busta di lievito. Ecco, usiamo anche quella. Poi mezzo cucchiaino di zucchero, che sembra strano ma ci va, e un cucchiaino di sale. E basta, poi la mettiamo in pasto nella macchina del pane e si arrangia lei. E fa tutto lei, dura due ore l'impasto con la macchina del pane, dopodiché la tiriamo fuori e la facciamo lievitare ancora. Mettendola sul pianale, su un tagliere, questo qua di con legno. Coperto con uno strofinaccio, pulito ovviamente. A temperatura ambiente. E basta ragazzi, questo è, niente di che. Ah, però io non capisco una cosa. Dimmi. C'è stato l'assalto, siamo andati a prendere due cose all'IPE, c'è stato l'assalto già ai reparti delle farine, c'erano già scaffali vuoti di farine e roba varia. Perché sapevano che noi facevamo la pizza e loro vogliono gli ingredienti per farla anche loro come la nostra. Marco, che dici? Ragazzi, scusate le spalle, ma sta lavorando. Comunque niente ragazzi, come comincia un po' di lockdown, perché questo è semi lockdown, oh, subito il reparto delle farine, uè. Bando che una meraviglia. Dici Tamara, ma l'hai presa anche tu la farina? Sì, ma io la facevo anche prima la pizza, non è che per no, noi ce l'avevamo già da prima, perché avevamo preso quando ero in offerta un po' di pacchi di farina dopo il lockdown. E ce ne abbiamo ancora qualche uno in giro. Allora, questa qui qual era quella tua adesso? La teglia bassa verrà farcita formì. Per te? Sì. Per cui va in alto. E la teglia bassa la farcita. Ora è il contrario, no? Era quella bassa che non... Invece a me piace il crostone e la metto in alto. Ok. Io voglio il crostone. Adesso la faccio partire. Allora, qua dobbiamo mettere un 18 minuti, metto 20. Ah, ventilato. Forno caldo, giusto? Ventilato. Ok. Tac. Poi
Io mi taglio i miei wurstel, stavolta voglio i wurstel, perché l'altra volta ci ho messo solo prosciutto cotto, stavolta... Sì, l'altra volta era povera perché non avevamo gli ingredienti sufficienti per fare una pizza ricca. Ricca micificco? Pizza ricca micificco. Eh? Yes. Come c'era la pizza? No. Era solo prosciutto e mozzarella, non c'era peperoni, non c'era wurstel, c'era casa niente. Sì, ma loro non l'hanno vista quella che abbiamo fatto l'altra volta. Sì. No, loro hanno visto quella ancora prima. Ah. Buonanotte, amore. Ce la fai? Sì. Credo. Credo. Allora, aspetta che mi prendo il mio piattino. Poi volevamo avvisare la ragazza che l'altra volta ha messo il saluto a Maestà, sua Maestà Continelli. Sì, sono Maestà Continelli. Non guarda più i nostri video. A sua, chiaramente all'insaputa di sua maestà Continelli, che non sa niente di tutto ciò. Ciao ragazzi. È stata ammessa alla grande tavolata di Continelli. Chi è stata ammessa? No, ragazzo, lì, anche se Continelli non lo sa, è stata... Allora, stavamo dicendo... Mamma mia, non ci sta più niente sul tavolo. Non ci si vede? Non c'è luce, non c'è niente, ma sì. Allora io mi metto i views, Non fare la barba un'altra volta, sta... Marco, sei barbone, uguale. Io mi vado a tagliare i miei views perché oggi ci voglio mettere i views, Stavo dicendo che questi due giorni, questa settimana è stata una settimana molto tranquilla. Ah, Marco è di nuovo in cassa integrazione. Come scatta il lockdown, arriva la cassa integrazione, vabbè. Perché ovviamente non fanno lavorare ristoranti, bar, vabbè ragazzi, non ne voglio parlare. No. Comunque anche oggi è un altro giorno che si avvicina di più alla fine di tutto. Giusto. Giusto? Giusto, e mancano un X di giorni. Stai giù te, giorni, ma mancano un X di giorni che non sappiamo che quanti giorni sono, no, ma... No, mancano, di solito mica si comincia, mancano 63 giorni a Natale, ma... Ehi, a Natale, stai giù te. Mancano 8 giorni a Natale. Simone, ma non lo sappiamo. E Natale rimane di fisso. Anche se ma questo non era il lockdown, non era il countdown per Natale, era il countdown per un'altra cosa. Per la fine. Ma perché loro capiscono e te no? Ti ha detto che loro capiscono e loro no? Hanno magari capito. Hanno capito come me? No, hanno capito, dai, in realtà a me che hanno capito. Comunque, stavo dicendo che sta settimana, passata molto tranquillamente. Mi sono vista la nuova serie TV uscita su Netflix. Mi sembra che è uscita già 2 settimane fa, non lo so. Netflix, ma che è arrivato Netflix? E go! Dai! Shinabash! No, dillo in italiano, se no. E la regina degli scacchi. No, ragazzi, troppo, troppo bello. È stato veramente, veramente bello. Ve lo consiglio. Io di scacchi non ci capisco niente. Però ti dico che è stato veramente bello, 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 bello. Infatti 7 puntate che quando finisci dici, mo che me vedo, che non c'è più niente. Bello, avrei voluto che durasse un'infinità, veramente, bellissimo. Infatti stasera Marco si è incuriosito, lo vuol vedere anche lui e stasera ripartiremo a vederlo. Io me lo rivedo volentieri perché è stato veramente bello. Io non ci capisco niente di scacchi. No, nemmeno io, amore, ma ti dico che è stato veramente bello. Ti dico. Ne metto un altro e due, dai. Va bene, appunto che ci credo. Beh, ovviamente diciamolo che voi vedete tutte queste quantitative di pizza. Non è che è solo per stasera. No, ovviamente. Qua si campa anche domani e lunedì volendo. Sì, anche domani sicuro e penso anche lunedì sera. Vabbè, almeno non devo cucinare, ne faccio un bel po'. Apposta così dopo. Prima la facevamo di più da portare al mercatino. Amore, la stai mandando? No, perché domani non c'è il mercatino. E domani purtroppo non c'è il mercatino, certo. È saltato e pazienza ragazzi. Prima alla ricerca del mercatino perduto. Prima o poi finirà, teoricamente prossimo, io non voglio dire niente, non dico di niente perché poi ce la mandiamo da soli. Esatto. Cos'altro dire? Pronto? Ah, l'oroscopone famoso. No, ma l'oroscopone. Allora, l'oroscopone purtroppo... No, non ho di come è andata bene la faccenda. Cosa? Che ero sul divano e cosa è successo?
No, allora io ho sentito un po' dell'oroscopo del 2021, mi sono portata un attimo avanti perché quest'anno io lo vorrei dimenticare, sotterrare e insomma mi sono portata avanti. E ho sentito il Sagittario non è messo male, che sarei io, il Capricorno neanche, che è il mio ascendente, Sagittario anche Marco, però Marco c'ha l'ascendente Scorpione, signori. No, è arrivata dicendomi, sto mettendo le mani, ti devo dire una notizia bruttissima che ti riguarda, già pensavo. Allora, io non so chi di voi ha seguito il mukbang dell'anno scorso, dove io dissi che l'Ariete, la Bilancia... L'oroscopone, guardatevi tra i video. Aspetta, cos'era? Era la Bilancia, l'Ariete... Il Cancro. E il Cancro, che avrebbero avuto un anno non tanto bellino, che non dovevano uscire da casa e tutto qua. E poi alla fine tutti noi non siamo usciti da casa. E per cui doveva allargarlo un po' a tutti i segni zodiacali, quella cosa là. Però invece quest'anno c'è lo Scorpione che, ragazzi, cioè io ho seguito questo, mi sto portando avanti, no? Ho seguito questo qua di oroscopo di YouTube, che diceva dello Scorpione. Allora, abbastanza? Sì, beh, direi di sì, che dici? Abbastanza, peperoni? Ma sì, amore, ce li facciamo bastare, dai. E insomma, stavamo dicendo che praticamente questo qua... Lascia qua tra le mani e arrivo. Questo qua diceva, parlava dello Scorpione, no? Che anche lui è messo malissimo, lo Scorpione. Il prossimo anno, ragazzi, veramente lo Scorpione si deve fare non un segno da croce, 3-4. Cioè, in più, non solo non diceva di non uscire di casa, nel senso che se non esci di casa è meglio, ma no, non è abbastanza, perché pure se non esci di casa ti succede qualcosa, pure, cioè rischi pure incidenti in casa. Cioè, praticamente, lo Scorpione non si può... Lego! Scorpione, dai! Dai! Allora! Praticamente, lo Scorpione, stavo dicendo, ma io come devo fare? No, ragazzi, voi... non se ne esce più. Ma il problema è un altro. No, ma mo ti sto... No, mo ti spiego perché non se ne esce più. Noi siamo in ballo, io e Marco, con i pianeti negativi... Dal 2015 che siamo in ballo. Sì, amore, siamo in ballo dal 2015. E mo non è ancora finita. Perché ti spiego. 2015, 2016, 2017 abbiamo avuto Saturno contro. Nel Sagittario. Tutte e due. E ne abbiamo risentito parecchio. Saturno, Marco, gli vuoi dare un po' di prosciutto? No. Poi c'è stato Saturno in Capricorno, perché Saturno si ferma 3 anni nel tuo segno, perché deve proprio ucciderti. Poi è passato nel Capricorno, che è il mio ascendente, perché siamo già 6 anni. Adesso nel 2020 esce dal Capricorno e entra nell'Acquario, però... Acquario. Entra nell'Acquario, però adesso ci sarà questo anno per lo Scorpione, che, ragazzi, è devastante per lo Scorpione. Io non so, dici di non fare, di non cambiare lavoro, perché se cambi lavoro un altro non lo trovi. Dice attento agli incidenti, perché non solo fuori casa ma pure dentro casa. Quindi assicuratevi di non essere sull'aereo di fianco a uno dello Scorpione. Un'altra tragedia per lo Scorpione, è un'altra, non fare amicizie, non parlare con nessuno. Ma se uno dello Scorpione va sull'aereo, sono in pericolo tutti gli scorpioni dell'aereo o tutti i passeggeri? Ma può essere che lo Scorpione, che ne so, ritarda lui, prende tardi l'aereo, quando arriva non trova la coincidenza, mentre quello di fianco a te sta in grazia di Dio. Se lo Scorpione è sull'aereo, può cadere l'aereo, muore solo lo Scorpione. Già, no, amore, ma non è che deve cadere, mo, dai! Mamma mia, quando comincia così è pesante, eh? Vabbè, comunque, lo Scorpione il prossimo anno è messo malissimo. Io perché sento questi 4 segni? Perché sono i nostri, no? Ovviamente. Ma non puoi sentire i tuoi disegni e sentire anche i miei. Eh sì, amore, perché se tu stai messo così come stai, io sto di fianco a te e sto messa come te. E allora devi andare a fare i mercatini da sola. No, tu vieni con me, però non parli con nessuno. Stai fermo, zitto e psh. Quindi se venite a trovarci l'anno prossimo e trovate uno in silenzio e fermo nell'angolino, sono io dello Scorpione.
No, ragazzi, io non ce la faccio più. E questo stai dicendo? E amore, ma non sono io, è lui, è l'oroscopone. Però ne andrò a sentire altri, ecco. Amore, perché questo qua non mi è piaciuto tanto. Ne andrò a sentire altri, perché non è possibile. È presto, è come il meteo, è presto, devi aspettare che arriva il momento. È troppo presto per il 2021 ottobre. Aspetta un attimo, è troppo presto. Niente, ragazzi, che cos'altro dirvi? Basta, non c'è nient'altro da dirvi. E cos'altro vi possiamo dire? Vorrei salutare Nadia di Genova. Cos'è questo? Nadia e Giada. Ciao, ciao belle. La Monica, Monica, ma che fine hai fatto? Appunto. Fammi capire. Cioè, ma sei viva? No, sì. Se vuoi dare un colpetto ogni tanto a un WhatsApp, dici, Tamara, sto bene, magari, sai com'è? Anche perché io a te il WhatsApp non te lo posso mandare, perché ne hai 700.000 e non li leggi. Ciao, sì. Monica. Sì, sai che quando apri il telefono c'è 700.000 messaggi di tutti i gruppi dove è dentro? Ah, signor. Come fa a leggere? No, io ho due gruppi, ho uno che l'ho messo in silenzioso e quell'altro che mi sono tolto. Hai finito? Occhio, dai, quello lì puoi farlo ancora. No, questo lo mettiamo direttamente a chilometro zero. E basta, è finito allora. Sì, mettiamo direttamente. Niente, dalla allora abbiamo alla pizza. Prosciutto cotto. Ma sono un po' pochi quei peperoni lì, però. E tagliane in altre due, dai, tanto siamo qua. Amicizia. Comunque, prosciutto cotto. Abbiamo dei wurstel che metto sulla mia porzione. Dei peperoni. Oddio. Rieti. Mi viene da starnutire. Da starnutire. Della mozzarella. Basta. E poi. Ah sì, e Marco anche la sua parte di salame piccante. Io ci metto il wurstel e lui ci mette il salame piccante. Vabbè, io ci metterò anche un po' di olio piccante, così giusto per. Ma fai quello che vuoi, perché ognuno ha i suoi gusti, ovviamente. Non abbiamo preso i carciofi da mettere sulla pizza. Ancora sti carciofi, a me non mi piacciono. Ma poi te li mettevo sulla mia parte. E perché non li hai presi? Perché mi sono ricordato come tutte le cose dopo, quando ti viene in mente tardi. Comunque siamo andati oggi a fare la spesa, quella diciamo un po' grossa, e c'era parecchia gente in giro, c'era parecchia gente in giro. Siamo andati. Ma di solito noi non andiamo mai di sabato a fare la spesa, di solito andiamo in settimana. Però non so come mai oggi è capitato che siamo andati oggi e infatti mai più, gliel'ho detto anche a lui, mai più, è un casino andare a sabato a fare la spesa, veramente, soprattutto nel lockdown. L'Eurospin consigliavano di entrare una persona per nucleo familiare. No, ma è meglio andare in settimana, c'è molta meno gente, certo chi ci può andare ovviamente, però non mi sembra che loro chiudano alle 6, chiudono anche loro alle 6. No, solo i bar e i ristoranti. I bar e i ristoranti a sedere, posti a sedere, perché quelli in asporto invece mi sembra le 11. Niente, ragazzi, speriamo che ci vada tutto bene. Niente, noi abbiamo finito di tagliare, di preparando la pizza, nel senso che prepariamo le cose da mettere su. Vi rompiamo un po' le balle a cavolo. Vi faremo vedere la pizza. Le pizze. Vediamo. E niente, ragazzi, alla prossima. Facciamo l'ultima. Aspetta a salutare, perché poi facciamo l'infornamento. No, intanto salutiamo, che non si sa mai cosa può succedere. No, perché sono dello scorpione, sarà l'occhio. Amore, non cominciamo, che io non ce la faccio più, Il 2020 ci ha proprio massacrati. Hashtag Marco Scuranzi, hashtag scorpione. Hashtag scorpione. E poi? Viva lo scorpione, hashtag viva lo scorpione. C'è anche lo scorpioncino disegnato. Allora, spolliciate, condividete, alla prossima, ciao! Ciao, un peperone. Ciao, eccoci qua. Eccoci qua. Marco, questa è la pizza pronta, fumante. Da ustione, 40.000 grammi di Fahrenheit. La vogliamo assaggiare, Marco? O c'hai paura di assaggiarla, amore? Fai sto sforzo, l'assaggi? Le bon, quanto le bon? Dai? Forse 10 pieno. Un 10 pieno addirittura? 9 e 3 quarti, perché leggermente insipidino. Ho fatto la dose di sale, mi sa che è stato un po' indietro.
Anch'io non l'ho aggiunto dopo, mi sono dimenticata. 9 e tre quarti per quella mancanza. Porca miseria. Mia mancanza di sale. Porca miseria. Va bene, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciateci un bel like che ci fa piacere. Condividete e alla prossima. Ciao. Scusate, ragazzi, mi sono dimenticata di dirvi, mentre Marco continua ad assaporare questa pizza così deliziosa, con mancanza di sale, che vi lascio la ricetta giù nell'info box. Allora, non la troverete subito perché io adesso caricherò su questo video, però nel frattempo mangiamo, per cui magari non la troverete subito la ricetta, comunque la troverete nelle prossime ore. Con calma, vero amore? Con calma, relax. Buon appetito e buona serata a tutti voi. Ciao. Ciao.